gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. In questo cammino biennale, in ascolto dei grandi interrogativi umani, desideriamo concentrare l'attenzione sulla dimensione umana della vita cristiana, consapevoli della nostra responsabilità di educatori. Guarderemo all'umanum in una triplice dimensione, come luogo teologico nel quale Dio si rivela. In Gesù di Nazareth, Dio si è fatto uomo, ha parlato da uomo all'uomo, ha agito da uomo per l'uomo. Come linguaggio teologico con il quale Dio parla di sé, Gesù dice Dio nella e attraverso la sua umanità. Quale modalità storica nella quale Dio vuole essere riconosciuto, accolto e amato. Nella dimensione umana si gioca la visibilità e la credibilità della vita cristiana, luogo dove Dio è presente e agisce nella storia degli uomini, mediazione linguistica con cui parlare di Lui all'uomo di oggi, utilizzando le sue categorie e i suoi linguaggi. L'amore, amore, amore, vinto, vince, vincerà. L'amore, amore, amore, vinto, vince, vincerà. Buonasera a tutti. Sono molto lieto di porgere il fraterno saluto alle distinte autorità civili, militari e religiosi presenti e a voi tutti, amici, intervenuti per l'inizio di questa settimana teologica, iniziativa culturale diocesana che, riprendendo, come sappiamo, l'esperienza della nostra Chiesa locale, quest'anno raggiunge la sua quinta edizione. Esprimo anzitutto viva gratitudine al signor Sindaco, professor Accorinti, e all'amministrazione comunale per la disponibilità ad ospitarci in questo Salone delle Bandiere del Palazzo del Comune e la Casa dei Cittadini. E qui abbiamo pensato opportuno ritrovarci. Ringrazio a nome di voi tutti Sua Eccellenza Monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, segretario della Congregazione della Dottrina Cattolica, per aver accolto il nostro invito a tenere la prolusione con la quale diamo inizio alla 3 giorni di riflessione e di confronto sul tema «Nel cuore dell'uomo abita la verità»,
che cos'è l'uomo perché te ne ricordi. Una settimana teologica questa che si propone di illuminare ed approfondire il percorso pastorale della nostra comunità diocesana, tracciato negli orientamenti briciole che saziano per il biennio 2014-2016. Questi, all'interno del cammino pastorale decennale verso la tua parola guida il mio cuore, ci vedono impegnati nella scelta di educare alla vita buona del Vangelo, un impegno teso allo sviluppo integrale della persona umana. Siamo infatti consapevoli che l'educazione è orientata alla misura alta della vita cristiana, alla piena umanità della persona, all'attuazione dell'originale immagine di Dio impressa in ogni uomo e compiutamente incarnata in Cristo Gesù. Il nostro biennio pastorale abbraccia, come ben sappiamo, l'anno di preparazione 2014-2015 al quinto convegno ecclesiale nazionale Firenze 9-13 novembre 2015 dal tema In Cristo Gesù il nuovo umanesimo, e quello successivo alla celebrazione dell'evento ecclesiale 2015-2016. Negli orientamenti diocesani, briciole che saziano, si propone, si tratteggia un percorso di idee con lo scopo di convergere in Cristo Gesù, fulcro dell'umanum, ravvisando contestualmente la necessità di sviluppare le potenzialità dell'insegnamento conciliare sull'uomo, in particolare della costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes. Questa sera la prolusione mira proprio a farci entrare o a rivedere questo grande insegnamento conciliare sull'uomo. La Chiesa del Concilio si è assai occupata dell'uomo, come ha sottolineato Paolo VI nel suo memorabile discorso in occasione della chiusura del Concilio Vaticano II. Questo concilio, così Paolo VI, che all'uomo principalmente ha dedicato la sua studiosa attenzione, sarebbe un semplice, nuovo e solenne insegnamento ad amare l'uomo per amare Dio. Amare l'uomo, diciamo, non come strumento, ma come primo termine verso il supremo termine trascendente, principio e ragione di ogni amore. Chi è l'uomo? La questione antropologica, dunque, l'identità dell'essere umano, il suo rapporto con la realtà creata, con se stesso, con gli altri, è stata ritenuta fondamentale e centrale in ogni epoca storica. Oggi, nel contesto culturale contemporaneo, che offre una vera frammentazione della verità dell'uomo espressa in una grande diversità di concezioni riduttive e unilaterali su di lui, la fede cristiana è chiamata a contrapporre con forza il mistero del Dio fatto uomo, Gesù di Nazaret, in cui Dio e l'uomo si congiungono
in una indissolubile e indivisibile unità. Desidero ringraziare la commissione coordinata da Monsignor Cocivera, vicario episcopale per il laicato, che ha curato la organizzazione e la preparazione di questa quinta edizione della Settimana Teologica. Ringrazio di vero cuore i qualificati relatori che ascolteremo e i moderatori degli incontri. Sincera gratitudine a Don Giuseppe Lonia, direttore dell'ufficio, e ai suoi collaboratori. Don Giuseppe Lonia, direttore diocesano dell'Ufficio della Comunicazione Sociale, per l'importante e impegnativo servizio della ripresa e della divulgazione di quanto in questi giorni ascolteremo e vivremo insieme. Il mio grazie è per tutti voi, carissimi amici, per la vostra presenza numerosa e qualificata. A tutti auguro un buon ascolto e una ricca conversazione. Non dobbiamo dimenticare che la nostra chiesa di Messina Libari, Santa Lucia del Mela, è impegnata in un cammino pastorale decennale verso la tua parola guida il mio cuore, con il quale il nostro arcivescovo ci ha indicato la strada dell'ascolto della parola per metterci alla scuola del Maestro, perché da lui educati possiamo educare alla vita buona del Vangelo. Dopo un triennio pastorale durante il quale siamo stati chiamati presbiteri, famiglie, operatori pastorali e comunità cristiana a salire sul monte per imparare a guardare l'uomo, il mondo, la storia con gli occhi di Gesù, ci viene prospettato un biennio motivato dall'imminente convegno ecclesiale di Firenze dal tema In Cristo Gesù, nuovo umanesimo, per convergere in Cristo, fulcro dell'umano, con un'attenzione particolare all'insegnamento conciliare sull'uomo, particolarmente alla costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes. Siamo chiamati ad un profondo radicamento nel vissuto umano con una presenza solidale e discreta, con la capacità di leggervi i segni di un Dio che ha già agito. L'anno scorso siamo stati invitati ad andare nelle periferie dell'umanità con lo stile delle beatitudini, per essere abilitati dall'ascolto della parola di Gesù a guardare gli uomini e la storia con i suoi occhi. Con lo sguardo di Cristo abbiamo scoperto luoghi di fede grande, di generosità illimitata, di saggezza di vita. Abbiamo scoperto che dalle periferie c'è tanto da apprendere e imitare. Quest'anno, aiutati dagli orientamenti pastorali del nostro arcivescovo per il 2014-2016, Briciole che sacciano, attraverso l'icona biblica della Cananea, siamo chiamati ancora una volta ad uscire fuori per incontrare l'umano che si affaccia nel nostro cammino, invoca aiuto, provoca le nostre sicurezze. Proprio a questo ci richiama Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, quando parla di una Chiesa in uscita. Egli ci richiama proprio a sapere abitare il quotidiano delle persone e grazie allo stile povero e solidale rinnova la storia di ciascuno, ridà speranza e riapre le nostre vite morte alla gioia della risurrezione. Guardando alla Cananea, icona del lontano che invoca aiuto e ci invita ad uscire dal nostro territorio, scopriamo che non si limita soltanto a chiedere di sfamarsi con le nostre briciole, ma anche lei ha tante preziose briciole che, se apprezzate e valorizzate, diventano pane per tutti. Alla nostra porta, sotto la nostra tavola, c'è ancora oggi almeno un povero che chiede di saziarsi con le nostre briciole. Potremmo dire di aver imparato da Gesù nella misura in cui riusciremo ad ascoltare il suo grido, ci lasceremo interpellare dalla sua fragile domanda, riusciremo ad accogliere e valorizzare ciò che di buono egli ci può offrire.
suggestionati da questa icona e dagli orientamenti pastorali del nostro Vescovo, noi come Commissione abbiamo preparato questa settimana teologica proponendo il tema «Nel cuore dell'uomo abita la verità», e questo è un chiaro riferimento a Sant'Agostino. Che cos'è l'uomo che ti ricordi di lui? Il Salmo 8. Il Salmo 8 non è il sogno idilliaco di uno che vive fuori del mondo, che vede tutto roseo perché non ha esperienza di vita. Anzi, esprime proprio la consapevolezza che nonostante tutte le situazioni negative, al centro c'è la dignità della persona umana. Per la presente prolusione abbiamo in mezzo a noi Sua Eccellenza Monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, che saluto cordialmente a nome di tutti i presenti e ringrazio per l'immediata disponibilità data per venire oggi da noi. Avrebbe potuto trovare mille validi motivi per declinare l'invito, invece con prontezza ha accettato e subito mi ha dato il tema di questo incontro, Gaudium et Spes, una sintesi dell'antropologia cristiana. La Gaudium et Spes parla dell'uomo e delinea l'antropologia cristiana in dialogo, confronto con gli umanesimi contemporanei, quello che fa appello alla rivoluzione liberale francese o delle libertà individuali, quello che ha preso forza con la successiva rivoluzione socialista o collettivista, o meglio della giustizia sociale e della prospettiva comunitaria, quello più recente della rivoluzione scientifico-tecnica dell'Homo Faber, che accentua in crescendo il dominio delle realtà terrene. A chi chiede alla Chiesa da dove tragga la competenza della sua dottrina sull'uomo, essa risponde di attingerla da una persona che l'ha incarnata prima di insegnarla, Gesù Cristo, il quale con l'incarnazione si è unito in certo modo ad ogni uomo. Il 10 marzo, domani, con Fotogrammi di Umanità, avremo da noi il professor Vincenzo Cicero, docente di filosofia presso l'Università degli Studi di Messina. Egli ci farà scoprire come dall'esteriorità emerge l'interiorità. L'11 marzo, valorizzare l'uomo perché le briciole diventino pane per tutti, ci farà incontrare con Carlo Cirotto, docente di citologia e istologia presso l'Università degli Studi di Perugia. Il docente si chiede come possono delle semplici briciole ricomporsi in pane, per giunta tanto numerosi da soddisfare l'immensa fame del mondo. Se però dal significato della frase togliamo il vincolo dell'immediatezza, mantenendo comunque fermo quello della concretezza, possiamo rivolgerci alla scienza per avere dei suggerimenti sensati. Quasi tutti i sistemi naturali, e in particolare quelli viventi, vengono definiti con termini tecnico complessi. Le loro parti sono coinvolte in interazioni locali che producono cambiamenti significativi nella struttura complessiva del sistema stesso. In particolare, nei sistemi complessi si assiste al fenomeno della cosiddetta amplificazione caotica, una modificazione tanto piccola da non poter essere né prevista né osservata, una fluttuazione. Essa può scatenare delle riorganizzazioni di dimensioni talmente grandi da interessare tutto il sistema. Fulvio De Giorgi, docente di storia della pedagogia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, affronterà il tema della scuola e dell'istruzione dal punto di vista globale della civiltà e avendo di mira un umanesimo del bene comune. Egli presenterà una concreta analisi storica dei processi storici in corso, non solo per leggere segni dei tempi, ma anche e soprattutto per incardinare e incarnare dalle riflessioni nei contesti reali di vita, così che possono servire a leggere la realtà, comprendere i termini delle poste in gioco con giudizio critico e ricavarne indirizzi di azione e di impegno. Il prisma concettuale sarà quello del personalismo del bene comune, secondo la polarità persona-comunità che è l'architrave del pensiero cattolico contemporaneo da Rosmini a Montini a Papa Francesco. È giunto il momento di ascoltare Sua Eccellenza Monsignor Ladaria, originario di Maiorca nelle Baleari, è entrato nella Compagnia di Gesù
Nel 1966 ha compiuto i suoi studi di filosofia e teologia a Madrid. Ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale nel 73 e conseguito nel 74 il dottorato in teologia alla Pontificia Università Gregoriana, di cui dal 1984 è ordinario di dommatica alla Facoltà di Teologia. Dal 1986 al 1994 è stato anche vicerettore della Pontificia Università Gregoriana, membro della Commissione Teologica Internazionale dal 1992 al 1997, ne è segretario generale dal 2004. È consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede dal 1995. Dal 2008 è segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ancora una volta grazie per aver accettato di intervenire. Eccellenza, signor Arcivescovo, distinte autorità, signore e signori, è per me un piacere e un onore essere qui a Messina con voi. Ho accettato subito questo invito per due ragioni. La prima perché il tema mi è sembrato molto interessante e mi sta a cuore. La seconda perché ho un certo legame con questa città di Messina. Comunque sono venuto diverse volte, in diverse occasioni, con qualche amico molto intimo. E perciò è sempre piacevole tornare qua. Che cosa è mai l'uomo perché tu te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi. Questo salmo, questa domanda del salmo ha trovato in Gesù Cristo una risposta piena, molto al di là delle aspettative di chi formula la questione, per evidenti ragioni. Il Concilio Vaticano II, celebriamo quest'anno, ricordiamolo, 50 anni della chiusura del Concilio e 50 anni della Costituzione Gaudium et Spes, ha dato una risposta a questo. Del Concilio, ha dato una risposta a questo interrogativo. In questa Costituzione, Gaudium et Spes, che ha 91 paragrafi. Io mi centrerò in uno di questi 91 paragrafi. Uno, che è il numero 22, che dà il senso a tutto e che dà il senso e il tono a tutta questa importantissima Costituzione pastorale, questo documento fondamentale del Magistero della Chiesa. L'uomo è al centro dell'interesse di Dio, tanto che ha inviato suo figlio fatto uomo come noi per salvarci. Già nel primo capitolo della Genesi si dice che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. A questo interesse di Dio ha corrisposto da sempre l'interesse della riflessione cristiana. Chi siamo noi? Dio si interessa di noi, dobbiamo chiederci perché, chi siamo. Da tanti punti di vista si è parlato dell'uomo, come creatura di Dio, come composto da anima e corpo, come peccatore, come amato da Dio e arricchito dalla sua grazia e il suo amore. Spesso tanti diversi contenuti rimanevano senza una precisa articolazione che facesse vedere la mutua interrelazione di tanti aspetti. Non si parlava molto di antropologia nell'ambito teologico, ma nel periodo attorno al Vaticano II incominciò a farsi strada l'idea di una sintesi di questi vari elementi. Nel Concilio si avvertì questo bisogno, del quale si fa eco soprattutto la Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Sebbene l'uomo non appaia nel titolo o sottotitolo di questo documento, che si chiama Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, la lettura del proemio della Costituzione si fa vedere chiaramente che l'uomo è al centro delle preoccupazioni dei padri conciliari. Il proemio del documento si chiude infatti con queste parole. La Chiesa crede di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Inoltre la Chiesa afferma che al di là di tutto ciò che muta stanno realtà immutabili. Esse trovano il loro fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli. Così nella luce di Cristo, immagine del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature, il Concilio intende rivolgersi a tutti per illustrare il mistero dell'uomo e per cooperare
nella ricerca di una soluzione ai principali problemi del nostro tempo. Si tratta di un testo programmatico che naturalmente sarà oggetto di sviluppo. Vorrei in questo momento sottolineare un inciso fondamentale di questo brano. Il Concilio intende illustrare il mistero dell'uomo alla luce di Cristo. In molti testi della Costituzione pastorale questo programma si trova realizzato in diversi gradi. Non potendo esaminare tutti questi testi per evidenti ragioni, incentrerò la mia riflessione su un noto brano con cui si chiude il capitolo primo della prima parte della Costituzione, il numero 22, che fin dal momento della pubblicazione del documento è stato ripetutamente citato nei documenti magisteriali del Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto, prima Paolo VI e nella teologia cattolica. Infatti, esso ci ha offerto uno schema dell'antropologia che, partendo dalla cristologia, dunque alla luce di Cristo, lega in un modo armonico diversi aspetti della dottrina cristiana sull'uomo e il suo destino. È interessante vedere ciò che negli anni immediatamente può sconciliare, scrisse Joseph Ratzinger. A proposito di questo paragrafo, faccio una mia traduzione personale dal tedesco in italiano. Si può dire che qui per la prima volta in un testo magisteriale appare un nuovo tipo di una teologia completamente cristocentrica, che a partire da Cristo osa fare teologia come antropologia e proprio per questo diventa radicalmente teologica, perché mediante Cristo introduce l'uomo nel discorso su Dio, scoprendo la più profonda unità della teologia. Il testo della nostra Costituzione, che in genere è teologicamente piuttosto riservato, raggiunge qui una notevole altezza e indica il cammino per l'indirizzo del pensiero teologico nella nostra situazione. E così inizia il testo conciliare che ci proponiamo di studiare e approfondire. In realtà, dice il Concilio, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro, e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è l'ultimo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Egli, Cristo, è l'immagine dell'invisibile Dio. L'uomo perfetto, sottolineo questa frase, l'uomo perfetto, che ha restituito al figlio di Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme dal momento del primo peccato. Poiché in lui la natura umana è stata assunta senza per questo venire annientata, per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime. Con la sua incarnazione, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, si è unito in certo modo ad ogni uomo, ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché il peccato. Fin qui la citazione del Concilio. Esaminiamo a continuazione i diversi aspetti di questo denso testo, rilevanti per lo studio della visione cristiana dell'uomo. Punto primo, Adamo e Cristo. In questo brano si formula in primo luogo, un po' a modo di tesi, una prima affermazione che poi si svilupperà progressivamente. Il mistero dell'uomo trova vera luce solamente nel mistero del Verbo incarnato. Notiamo prima di tutto l'espressione mistero dell'uomo, che incontravamo già nel brano del Proemio previamente citato. Effettivamente, se vogliamo contemplare l'uomo dal punto di vista teologico, ci troviamo di fronte ad un mistero. Non solo davanti a una questione, a un problema, a un enigma. L'uomo, infatti, creato ad immagine e somiglianza di Dio, è un riflesso del mistero divino e del mistero di Cristo. Per questa ragione il testo ci dice che solamente a partire da Cristo, il Verbo incarnato, possiamo sapere cosa sia l'uomo. Possiamo chiederci certamente perché le cose stiano così. Non abbiamo una conoscenza di quel che siamo prima di incontrarci con Gesù? Se la risposta affermativa è ovvia, sia dal punto di vista della comune esperienza, sia anche della filosofia, non lo è tanto dal punto di vista della fede e della teologia. E il Concilio si offre subito la ragione di questa affermazione, che può risultare a prima vista strana. Adamo, il primo uomo, era figura
tipos di colui che doveva venire, figura futuri, Cristo Gesù. Il Concilio allude chiaramente a Romani 5,14, che indica che Adamo era proprio questo, tipos, tipo, figura di colui che doveva venire, nel greco originale, tipos tu mellontos. Il parallelismo e la contrapposizione fra Adamo e Cristo è, come risaputo, un punto importante della teologia, specialmente della teologia paolina. Nella lettera ai Romani si sviluppa questo tema dal punto di vista del peccato e della redenzione. Come il peccato di Adamo, la sua disobbedienza, ha provocato funeste conseguenze per tutta l'umanità, così l'obbedienza di Cristo ha portato alla salvezza, dal punto di vista oggettivo, per l'umanità intera. Infatti, dice San Paolo, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Il parallelismo che incontriamo in questo brano si riferisce al binomio peccato-grazia. Adamo figura di Cristo in modo formale. La sua azione, come quella di Cristo, ha avuto delle conseguenze per tutti. Ma c'è anche la contrapposizione di contenuti. I contenuti concreti delle conseguenze dell'azione di Adamo e di quella di Cristo sono completamente opposti. Adamo ci ha portato perdizione e morte, Cristo salvezza e vita. Adamo e Cristo si contrappongono. Un parallelismo e una contrapposizione quasi identici troviamo nella prima lettera ai Corinzi. Di nuovo cito San Paolo: se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Fine della citazione di Prima Corinzi. Ma c'è un altro aspetto della relazione Adamo-Cristo come presentata dall'Apostolo Paolo. È quello della prefigurazione e l'adempimento, dell'inizio e della consumazione. Così leggiamo infatti nello stesso capitolo della prima lettera ai Corinzi. Il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito, datore di vita. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come l'uomo celeste, così anche i celesti. Fine della citazione. Questi due aspetti di contrapposizione e di compimento si trovano nel testo conciliare. Ci siamo già riferiti all'allusione a Romani 5,14, dove è più evidente il primo aspetto, la contrapposizione. Il secondo si trova anche insinuato in un testo di Tertulliano che si cita in nota. Ciò che veniva formato dal limo era già l'espressione di Cristo che doveva diventare uomo. Dunque, vedete, quando Dio formò l'uomo, secondo la Genesi, dal fango, dal polvere, dalla polvere della terra, stava prefigurando Cristo che doveva venire. La continuazione del testo dell'autore africano esplicita ancora di più il pensiero. Ciò che Dio ha formato lo ha fatto secondo la sua immagine, cioè secondo Cristo. E dunque quel limo che già in quel momento era rivestito dall'immagine di Cristo non soltanto era opera di Dio, ma garanzia e caparra dell'incarnazione futura. Il testo conciliare apre qui una prospettiva inaspettata. Il Concilio si era già occupato dell'uomo creato all'immagine e somiglianza di Dio. Aveva messo in risalto alcune dimensioni importanti: la capacità che ha l'uomo di conoscere e amare il suo creatore, il dominio su tutto il creato, perché di tutto possa servirsi per la gloria di Dio, la condizione sociale dell'uomo, che si manifesta già in primo luogo nella creazione dell'uomo e della donna, prima forma di comunione interpersonale. Si tratta senza dubbio di diversi elementi presenti già in Genesi 1,26-27, che la tradizione della Chiesa ha tenuto presenti quando ha cercato di interpretare il testo biblico. Ma all'inizio della Costituzione pastorale non si fa ancora riferimento all'interpretazione cristologica e alla teologia dell'immagine che si trova presente nel Nuovo Testamento. Cristo è l'immagine di Dio. E l'uomo è stato chiamato a riprodurre questa immagine e conformarsi ad essa. Nei primi secoli cristiani fu frequente questa interpretazione. Se Cristo è l'immagine di Dio, l'uomo propriamente non è immagine, ma è creato secondo l'immagine, ad imaginem, secondo il testo della Genesi,
che non dice che l'uomo è stato creato immagine, ma come immagine, secondo l'immagine. E i padri della Chiesa hanno interpretato, secondo l'immagine, secondo Cristo. L'interpretazione dei primi tempi della Chiesa. L'immagine di Dio, diceva Sant'Ireneo di Lione, un grande padre della Chiesa del secondo secolo, è il Figlio, alla cui immagine è stato fatto l'uomo. Ecco perché negli ultimi tempi si è manifestato per far capire che l'immagine era simile a lui. Questa interpretazione cristologica del motivo dell'immagine si è prolungata fino al V secolo. Vale la pena citare letteralmente un testo di San Pietro Crisologo che mostra bene la presenza di questa concezione anche fra i contemporanei di Sant'Agostino. Il Beato Apostolo ci ha fatto sapere che due uomini hanno dato principio al genere umano, Adamo e Cristo. Il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Quel primo fu creato da quest'ultimo, Adamo creato da Cristo, dal Figlio di Dio, no? Del quale ricevete l'anima per vivere. Il secondo Adamo plasmò il primo e gli imprese la propria immagine. E così avvenne perché egli ne prese la natura e il nome, per non dover perdere ciò che gli aveva fatto a sua immagine. C'è un primo Adamo e c'è un ultimo Adamo. Il primo ha un inizio, il secondo non ha fine. Proprio quest'ultimo, infatti, è veramente il primo, dal momento che dice «sono io solo, il primo e anche l'ultimo», evidentemente Gesù Cristo. Anche se il testo conciliare è suscettibile di varie interpretazioni, non c'è dubbio che questi brani hanno dato luogo nella teologia cattolica a rinnovate riflessioni sulla creazione. Cristo, centro della storia, meta finale di tutta la creazione. Eminenti teologi del XX secolo hanno considerato la creazione e in particolare la creazione dell'essere umano come la grammatica dell'incarnazione, così Hans-Urs von Balthasar, Karl Rahner, la preparazione, cioè, da parte da Dio di quel linguaggio, appunto l'umanità, col quale egli voleva rivelare se stesso in Cristo. Certo, non si evidenzierà mai abbastanza la novità di Cristo. A partire dalla creazione non lo si potrà mai dedurre. Solo a posteriori, a partire dalla conoscenza della salvezza operata in Cristo, si può dedurre che egli fosse già la prima della creazione nel disegno del Padre. Benedetto Dio, dice Paolo, lettera agli Efesini, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui si è scelti prima della creazione del mondo. Efesini 1:3-4. Dio Padre ha pensato l'uomo a partire da Cristo e lo ha modellato dal fango della terra. Lo ha fatto uomo vivente perché Cristo risorto potesse essere spirito datore di vita. Si adempie alla fine ciò che all'inizio era stato prefigurato. La creazione e il rinnovamento in Cristo non si possono separare. Non si può separare la creazione dell'uomo in Cristo dalla conformazione con Lui nella grazia, benché si debbano distinguere. La prima costituisce in certo senso il presupposto della seconda. Infatti, la riproduzione dell'immagine di Cristo può essere la perfezione intrinseca dell'uomo, soltanto perché questi, fin dall'inizio, è stato pensato per raggiungere la sua perfezione nella somiglianza col Signore. Per questo Cristo svela l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Questa affermazione trova le sue radici nella più antica teologia cristiana. Torno a Sant'Ireneo de Lione, secondo secolo, che diceva «Nei tempi passati si diceva dell'uomo che era stato creato ad immagine di Dio». Infatti, si leggeva già nell'Antico Testamento, si diceva, si sapeva. Ma non si vedeva, perché il Verbo, alla cui immagine era stato fatto l'uomo, era ancora invisibile. Ma quando il Verbo si fece carne, mostrò la verità dell'immagine, fatto in persona ciò che era la sua immagine. È un aspetto della rivelazione del mistero nascosto in Dio, creatore di tutto
e manifestato in Cristo. L'unicità del disegno divino che va dalla creazione fino alla consumazione finale è perfettamente compatibile col progresso e la novità della rivelazione di questo piano divino. Il Concilio indica che questa rivelazione è opera di Cristo, l'ultimo Adamo. Si allude a 1 Corinzi 15:45. Questa allusione è un nuovo indizio che le due prospettive del parallelismo Adamo-Cristo si trovano presenti nella Costituzione pastorale, Gaudium et Spes. Finiamo con questo il primo punto, Adamo e Cristo, entriamo nel secondo. Cristo, rivelatore del Padre, la filiazione divina. Possiamo chiederci come si realizza lo svelamento dell'uomo a se stesso, che fa Cristo, svela l'uomo all'uomo stesso, svela l'uomo a se stesso. Il testo conciliare ci dà una breve ma profonda risposta, rivelando il mistero del Padre e del suo amore. È una frase ricca di contenuti. Gesù ha rivelato Dio come Padre, e questo è un aspetto fondamentale della sua opera salvifica. Lo stesso Concilio Vaticano II, nella sua Costituzione dogmatica dei Verbum, dice che Gesù è il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione che in Lui si compie, si compieta e si perfeziona. La rivelazione di Dio come Padre è uno degli aspetti fondamentali di questa pienezza e consumazione. Un padre della Chiesa del IV secolo diceva: questa fu l'opera più grande del Figlio, che conoscessimo il Padre. L'essenziale dell'economia salvifica del Figlio è che tu conosca il Padre. I numeri non sono mai decisivi, ma indicano qualcosa. L'idea della paternità di Dio, Dio Padre, appare già nell'Antico Testamento. Tutti abbiamo davanti a noi la Bibbia. L'Antico Testamento è molto più lungo del Nuovo. Nell'Antico Testamento appare questa idea 14 volte. Nel Nuovo più di 250. Questo mostra qui il progresso di rivelazione, no? Dall'Antico al Nuovo Testamento. La rivelazione di Dio come Padre è uno degli aspetti fondamentali di questa pienezza e consumazione. L'essenziale dell'economia salvifica del Figlio è che tu conosca il Padre. Gesù ci rivela il Padre e il suo amore, rivelando il mistero del Padre e del suo amore. Sono due aspetti collegati. Non si può rivelare il mistero del Padre senza la rivelazione dell'amore del Padre, che costituisce la paternità. Gesù ci rivela il Padre e il suo amore. Non è possibile dissociare questi due elementi. Dio infatti ha amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, come dice Giovanni. Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Egli ci ha amato per primo e da questo si deduce che Dio è amore. Dobbiamo ancora soffermarci su una parola che potrebbe passare inosservata. Cristo svela l'uomo all'uomo proprio rivelando il mistero del Padre. In latino, in ipsa, rivelazione misteri patris, nella medesima, nella stessa rivelazione del mistero del Padre. La rivelazione del Padre e lo svelamento dell'uomo vanno insieme, si coinvolgono mutuamente. Questo significa che la rivelazione o lo svelamento dell'uomo che Cristo porta a termine è appunto la sua vocazione alla filiazione divina. La rivelazione di Dio come Padre e dell'uomo chiamato alla filiazione accade in Gesù, il Figlio, nei fatti della sua vita e nelle sue parole. La mediazione cristologica di questa doppia rivelazione di Dio e dell'uomo è chiara, anche se il testo non la esplicita totalmente. Dio si manifesta prima di tutto come il Padre di Gesù Cristo. Questo inciso non è accidentale, non aggiunge un nuovo elemento, una visione di Dio che già avremmo raggiunto per altre vie, ma costituisce l'aspetto più importante del suo essere. E allo stesso tempo, se Dio è il Padre di Gesù, questi è per eccellenza il suo Figlio unigenito. Egli è l'unigenito. Questi è per eccellenza il Figlio. Nemmeno la filiazione divina di Gesù è accidentale per comprendere la sua persona. Egli è il Figlio.
Fra i numerosi titoli cristologici del Nuovo Testamento, questo lo caratterizza più profondamente, perché è quello che più direttamente fa riferimento alla sua relazione con Dio Padre. Il titolo Signore, la cui importanza è evidente, fa riferimento al suo rapporto col mondo e con l'uomo. Il titolo di Figlio ce lo mostra nella sua relazione unica e irrepetibile con Dio Padre. Di questa relazione Cristo ci fa partecipi mediante il dono del suo Spirito. Dio è il Padre nostro e Gesù ci insegna a invocarlo così, in quanto è il Padre di Gesù. Ed è impossibile collocare la nostra filiazione allo stesso livello della sua. Egli è il Figlio di Dio per natura, come hanno detto tutti i padri della Chiesa, noi per grazia e per libera decisione divina. Se il titolo di Figlio è quello che con più profondità ci svela l'identità di Gesù, anche per l'uomo la sua condizione di Figlio in Cristo costituirà la dimensione più profonda del suo essere in Cristo per grazia. Questa filiazione in Cristo, primogenito fra molti fratelli, ci apre alla fraternità. Gesù non si vergogna di chiamare gli uomini fratelli, dice la lettera agli Ebrei, perché ha condiviso in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione. Il Concilio ci ricorda, seguendo una grande e antica tradizione, sviluppata soprattutto nell'interpretazione della parabola della pecorella smarrita, che Cristo ci è unito con l'incarnazione ad ogni uomo e ha lavorato, pensato e operato come ciascuno di noi. Come un campione, leggo un testo di un grande padre della Chiesa, Gregorio di Nissa, proprio commentando questa parabola della pecorella smarrita che troviamo nei Vangeli e che conosciamo. Questa pecora siamo noi, gli uomini, che ci abbiamo separato a causa del peccato dalle 100 pecore ragionevoli, gli angeli. Il Salvatore prende sulle sue spalle tutta la pecora, perché non si era smarrita solo in parte, poiché si era persa tutta intera, è stata portata intera al paradiso. Il pastore la porta sulle sue spalle, cioè nella sua divinità. Perciò dice il Concilio Vaticano II, seguendo questa tradizione, le citazioni potrebbero moltiplicarsi, questo è soltanto un piccolo campione, no? Perciò che Cristo si è unito con l'incarnazione ad ogni uomo e ha lavorato, pensato e operato come ciascuno di noi. Per questo la nostra natura è stata elevata a una dignità eccellente. Nessun essere umano è escluso in principio da questa inclusione in Cristo. Il fatto di condividere la nostra condizione è la più grande espressione della fraternità con la quale ha voluto unirsi agli uomini e ha voluto uniti gli uomini fra loro. Lo Spirito di Cristo, nel quale viviamo la nostra filiazione, ci rende fratelli e sorelle fra noi. Fa sì che siamo tutti insieme un solo corpo e un solo spirito. Diceva un altro padre della Chiesa, questa volta Sant'Atanasio, il Verbo è figlio del Padre, unito alla carne, si è fatto carne come uomo perfetto, perché gli uomini, uniti allo Spirito, diventassero un solo Spirito. Egli è Dio, il portatore della carne, e noi gli uomini siamo portatori dello Spirito. Egli che è Dio, che possiede lo Spirito, si fa portatore della carne. Così noi, che siamo carnali, possiamo farci portatori dello Spirito. Tempio dello Spirito, no? Egli è il portatore della carne e noi uomini siamo portatori dello Spirito. Un piccolo inciso di questo brano ci interessa e ci riporta al testo conciliare. Atanasio dice che Gesù è l'uomo perfetto. Il Concilio Vaticano II ripete e fa sue queste parole nel brano che ci serve da guida. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, l'uomo perfetto. È l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme dal momento del primo peccato. Abbiamo già parlato del senso cristologico dell'immagine, che appare con tutta chiarezza qui. Cristo è immagine di Dio
e modello dell'uomo, intanto che uomo perfetto. L'umanità arriva in lui alla cima. Egli ci mostra che cosa voglia dire essere uomo. Il disegno di Dio su di noi arriva qui alla perfezione. Ecce homo, Giovanni 19. Leggiamo nella lettera agli ebrei, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, è reso perfetto. È la stessa parola, uomo perfetto, reso perfetto nell'obbedienza. Lettera agli ebrei, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. L'obbedienza fino alla morte di Gesù al Padre è la sua perfezione in quanto uomo, come la nostra salvezza è l'obbedienza di Gesù, pienezza dell'uomo. La Costituzione Gaudium et Spes dice in un testo parallelo a questo di cui ci stiamo occupando, chi segue Cristo, uomo perfetto, diventa egli stesso più uomo. Vale la pena riflettere su questo testo. Chi segue Cristo, uomo perfetto, diventa egli stesso più uomo. Seguire Gesù non si allontana dall'umanità, ma ci colloca nel centro, ci fa essere più uomini. La Costituzione Gaudium et Spes, chi segue Cristo, uomo perfetto, diventa egli stesso più uomo. E per finire con questo commento, ci soffermiamo su un altro testo di Tertulliano, commento a Genesi 1,26, che raccoglie alcuni dei temi già apparsi nella nostra esposizione. Con chi faceva Dio l'uomo? E a chi lo facevo simile? Al Figlio, che doveva rivestire l'uomo, e allo Spirito Santo, che doveva santificare l'uomo. La creazione prefigura già l'incarnazione, di nuovo l'idea. C'era colui alla cui immagine lo faceva, cioè il Figlio, che dovendo essere l'uomo più certo e più vero, in latino homo certior et verior, volle che fosse chiamata uomo la sua immagine, colui che allora doveva essere formato dal fango, immagine e somiglianza del vero. Il vero è Cristo. Seguendo questa logica, non soltanto Gesù è uomo come noi, ma anche noi siamo chiamati ad essere uomini come Lui. Siamo già uomini come Lui, chiamati a perfezionarci in questa umanità. Egli è l'uomo perfetto, e non solo, come dicevano gli antichi, perfetto uomo. Gli antichi concili dicevano è perfettamente uomo. Il Concilio Vaticano II aggiunge, non soltanto è perfettamente uomo, è l'uomo perfetto. È un passo, no? È anche l'uomo più certo e più vero, secondo Tertulliano. Lo è in tutta la sua vita, e lo è soprattutto nella perfezione della sua obbedienza, che è salvezza per noi, e in virtù della quale Dio lo ha proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Ebrei 5. Punto terzo, Adamo e Cristo, la filiazione divina, il peccato delle origini e le sue conseguenze. Punto terzo. La riflessione cristiana sull'uomo deve esplicitare la convergenza di creazione e salvezza, l'unità del disegno di Dio e la novità della sua realizzazione in Cristo. Ma precisamente questa novità di Cristo ci mostra che il transito dal primo Adamo al secondo ed ultimo, dal terreno al celeste, non è stato pacifico. Gesù, dicevamo un momento fa, ha restituito alla discendenza di Adamo la somiglianza deformata dal primo peccato. Torniamo alla prima contrapposizione Adamo-Cristo fra colui per la cui disobbedienza tutti furono fatti peccatori e colui per la cui obbedienza tutti saranno costituiti giusti. Il Concilio in questo paragrafo fu molto parco nel parlare del primo peccato, lo chiamiamo il peccato originale. Non ce n'era bisogno. Non c'era bisogno di insistere sull'argomento perché poco prima aveva trattato più approfonditamente la questione. E diceva così il Concilio. Costituito l'uomo da Dio in uno stato di giustizia, però l'uomo, tentato dal maligno, fin dagli inizi della storia, abusò della libertà, erigendosi contro Dio e bramando di conseguire il suo fine,
al di fuori di lui. Pur avendo conosciuto Dio, gli uomini non gli hanno reso l'onore dovuto, ma si è ottenebrato il loro cuore insipiente e preferirono servire la creatura piuttosto che il creatore. Così l'uomo si trova diviso in se stesso. Ma il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo e scacciando fuori il principe di questo mondo che lo teneva schiavo del peccato. Il peccato è del resto una diminuzione per l'uomo stesso, coerente con quanto diciamo Cristo, l'uomo perfetto. Il peccato è una diminuzione dell'uomo stesso, in quanto gli impedisce di conseguire la propria pienezza. Nella luce di questa rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima, sia la sublime vocazione, sia la profonda miseria di cui gli uomini fanno l'esperienza. Così il Concilio, Gaudium et Spes, 13. Data la realtà del peccato originale e le sue conseguenze in tutta la storia, non possiamo eliminare nessuno dei aspetti del parallelismo Adamo e Cristo. Il primo è promessa e il secondo è adempimento, dicevamo, ma allo stesso tempo, a causa del primo, entrò il peccato nel mondo e grazie al secondo abbiamo la redenzione. Eliminare uno di questi due poli significa non fare giustizia al Nuovo Testamento e alla tradizione della Chiesa. Gesù è il nuovo Adamo nel quale si adempie il disegno del Padre e lo è in quanto ci redime e ci libera dal peccato. La configurazione con Cristo porta con sé, nella concreta realtà della nostra storia, la giustificazione del peccatore. Non tener presente quest'ultima dimensione evidenzierebbe un grave deficit cristologico. La perfezione di Cristo, come abbiamo già visto, raggiunge la sua pienezza nella croce, nel mistero pasquale, in cui il Padre ci riconcilia con se stesso. Parlare di riconciliazione significa che prima c'è stato il peccato e la rottura della comunione. Perciò, dice la Costituzione, Gaudium et Spes, nello stesso numero 22, Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente, ci ha meritato la vita. In lui Dio ci ha riconciliato con se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato. Così che ciascuno di noi può dire con l'Apostolo, il Figlio di Dio mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. I brani musicali che abbiamo ascoltato un momento fa, che proprio toccano questo argomento, mostrano come l'arte e la teologia e la musica tante volte si mettono insieme. E qui abbiamo un bel esempio di questa simbiosi. Si deve tenere presente che precisamente nella sua passione e morte, che è precisamente nella sua passione e morte che riconcilia col Padre l'umanità peccatrice. Così si mette in risalto, in un modo particolarmente intenso, l'amore del Padre e del proprio Gesù per noi uomini. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. San Paolo ai Romani 5. Non possiamo non riconoscere il pondus peccati del quale parlava Sant'Anselmo nel suo dialogo con Bosone, cur Deus homo, anche se naturalmente è sempre più grande il pondus dell'amore di Dio e della sua grazia. Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che come regnò il peccato nella morte, così regna anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani 5. Punto quarto e ultimo, la prospettiva escatologica. Dunque, gli ultimi fini. L'escatologia cristiana può contemplarsi come l'adempimento del disegno di Dio di ricapitolare tutto in Cristo, poiché tutta la creazione sussiste in Cristo e cammina verso di Lui. Allo stesso tempo possiamo considerarla come la pienezza dell'uomo salvato nella risurrezione finale. Le due prospettive sono come le due facce della stessa moneta. L'opera di Cristo tende alla salvezza dell'uomo e d'altra parte quest'ultima consiste nella partecipazione al trionfo di Cristo sul peccato e la morte. Dio vuole per l'uomo la vita in pienezza e questa vita è Cristo stesso. Così la manifestazione di Cristo e quella degli uomini salvati vengono a coincidere, diceva la lettera ai Colossesi, dice Paolo, quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Quando Cristo sarà manifestato, anche voi apparirete.
Il numero 22 di Gaudium et Spes, nei suoi capoversi finali, si serve del motivo dell'immagine della configurazione con Cristo per parlare della salvezza posseduta già nelle primizie e la cui consumazione speriamo. Il cristiano, reso conforme all'immagine del Figlio, che è il primogenito tra molti fratelli, riceve le primizie dello Spirito, per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell'amore. In virtù di questo Spirito, che è il pegno dell'eredità, tutto l'uomo viene interiormente rinnovato in attesa della redenzione del corpo. Associato al mistero pasquale, diventando conforme a Cristo nella morte, così andrà incontro alla risurrezione, fortificato dalla speranza. Così il testo conciliare. L'associazione al mistero pasquale è la vocazione del cristiano conformato all'immagine del Figlio. Ma il concilio non ci ferma qui. Cristo si è unito ad ogni uomo, ci diceva poc'anzi, e adesso si ripete che tutti gli uomini sono stati chiamati ad una sola vocazione in Cristo, che è morto per tutti. E perciò, di nuovo il concilio, dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associato, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale. Lo Spirito Santo dà a tutti la possibilità di venire associato nel modo che Dio conosce al mistero pasquale. Il concilio non ci dice in che misura questa possibilità si realizza. Dio è l'unico giudice, giusto e misericordioso, ma ci apre questo cammino di speranza. Lo Spirito dà a tutti la possibilità di venire associato nel modo che Dio conosce al mistero pasquale. Più avanti, nella stessa Costituzione pastorale, il concilio ritorna su queste e altre simili idee. Soltanto in Cristo gli uomini trovano la salvezza, che coincide con la pienezza della storia umana e con la realizzazione del disegno salvifico del Padre. L'inizio e la fine trovano in Cristo il loro punto di convergenza. Leggo un altro brano del concilio. Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso carne per operare, come perfetto uomo, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale. Il Signore è il fine della storia umana, il punto focale dei desideri della storia e della civiltà, il centro del genere umano, la gioia di ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni. Egli è colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti, vivificati e radunati nel suo Spirito, come pellegrini andiamo incontro alla finale perfezione della storia umana che corrisponde in pieno al disegno del suo amore. Ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo come quelle della terra. Così Gaudium et Spes, numero 45. Conclusione. Non era possibile in queste pagine sviluppare e nemmeno riassumere i contenuti della dottrina cristiana sull'uomo, molto più vasti. Ho solamente tentato di mettere in risalto come il Concilio Vaticano II, nella sua Costituzione pastorale, ci offre un abbozzo ricco e suggerente su ciò che la fede cristiana ci dice sull'uomo. Creato ad immagine e somiglianza di Dio in Cristo, chiamato fin dal primo istante a configurarsi con Lui, che fin dall'inizio della storia umana ha rifiutato l'amicizia con Dio e che per questo è peccatore, in virtù di una misteriosa complicità in Adamo. Ciò si può capire solo come il dato negativo dell'unione di tutti in Cristo. Elevato alla dignità di Figlio di Dio, con la partecipazione dello Spirito Santo nella vita del Signore risorto, coerede con Lui della vita eterna, che per tutta l'umanità è frutto del sacrificio redentore di Cristo, del suo mistero pasquale di morte e risurrezione. In questo modo l'uomo è introdotto nella vita del Dio uno e trino. Con l'apertura alla Trinità si chiude il paragrafo 22 di Gaudium et Spes e possiamo anche noi concludere. Cristo risuscitò. Con la sua morte ha distrutto la morte e ci ha donato la vita, perché figli nel Figlio possiamo esclamare nello Spirito Abba, Padre. Grazie tanto. Grazie.
ringraziamo Sua Eccellenza per queste suggestive parole. Credo di aver capito che in fondo, se vogliamo scoprire la nostra realtà di uomini, dobbiamo guardare Gesù, e guardando a Lui scopriamo la nostra figliolanza divina e poi la nostra fratellanza, relazione con gli altri fratelli. Adesso c'è posto per le nostre osservazioni, i nostri interventi, e liberamente possiamo intervenire. Eccellenza, grazie di cuore per la ricchissima e densa relazione, che richiede in effetti più riflessione che una domanda che finisce in qualche modo per sovrapporsi senza renderle. Io la dico, quando lei ha inviato questo titolo, da laico che legge così in modo più o meno superficiale il dibattito sul Concilio, mi sono venuto alla mente, lo dico oltre alla relazione che lei ha fatto con grande profondità, una serie anche di temi che intorno alla Gaudium et Spes si sono incentrati e che hanno avuto autorevolissimi esponenti, banalizzo con un linguaggio così molto schematico. L'ottimismo, il pessimismo, il Gaudium et Spes come documento eccessivamente propenso a vedere il positivo dell'uomo. Ovviamente la sua relazione va ben oltre questa apparente dialettica, però dico almeno una cosa al segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, io mi sento di dirglielo. Lei, alla luce della straordinaria ruolo, no, che ricopre, la Gaudium et Spes oggi rispetto alla Chiesa mondiale, no? Come si può porre? Capisco che non è una risposta che può darmi in un secondo. Questa vitalità della Chiesa che noi vediamo attraverso il Papa, ma che ovviamente non è solo attraverso il Papa, ma è presente in ogni diocesi, sia nel mondo occidentale che fuori. Come di fatto la Gaudium et Spes può essere letta in modo finalmente più positivo, non come un testo che riduce l'annuncio, la qualità dell'annuncio, ma lo rilancia, come mi è sembrato di capire. Grazie. Grazie tante per la domanda, che ci colloca in un'altra prospettiva, ma possiamo rispondere a questa domanda anche allargando un po' i nostri orizzonti. La Gaudium et Spes dice già all'inizio, nel primo numero, ciò che è evidente, consta di due parti. La prima parla di principi dottrinali fondamentali. La seconda parla di applicazioni a realtà concrete. E perciò, dice la stessa Costituzione, la prima parte e la seconda parte non hanno lo stesso valore. E si capisce? Perché la prima parte parla dei principi fondamentali, e questi principi della nostra fede, noi abbiamo parlato soprattutto della prima parte, no? Questi non cambieranno. Ci sarà sviluppo, modi di esprimere le cose, perché il tempo cambia. E questo noi lo abbiamo sperimentato già negli anni della nostra vita, ma sono principi fondamentali di per sé, che rimangono sempre nel patrimonio della Chiesa. La seconda parte, che tratta di questioni diverse, naturalmente c'è qui un valore magisteriale, ma il Concilio è ben consapevole che ci sono delle circostanze che fanno cambiare queste diverse cose. Quando il Concilio parla sulla cultura, la situazione della cultura cambia completamente. Quando il Concilio parla della vita politica e la partecipazione dei cristiani alla vita politica, queste circostanze cambiano. E tutti noi siamo perfettamente consapevoli che questi cambiamenti esistono, se no la storia sarebbe un qualcosa di petrificato, e non è così, grazie a Dio. No? Dunque, è vero che molti dicevano il Concilio è venuto in un momento di ottimismo. È vero,
Gli anni 60 furono un momento di sviluppo economico, furono il momento dell'unità dell'Europa che qui si ricorda, no? C'erano momenti in cui si era passato momenti molto difficili, pensiamo a tutte le crisi della prima metà del secolo XX, le guerre eccetera, terribili. Viveva un momento in cui sembrava che si respirava, no? Bene, era il momento. Ogni documento della Chiesa magisteriale è un insegnamento, ma è evidente che è nato in un contesto. E questo è chiaro, perché questa è la condizione umana, la storicità della storia umana. Molti hanno detto che il Concilio era troppo ottimista, poi la situazione, come vediamo in tanti aspetti, anche della vita della Chiesa, si è indebolita. Certo, ma io credo che noi dobbiamo avere gli occhi aperti. E gli occhi aperti ci fanno vedere i problemi che abbiamo, che dobbiamo studiare e confrontare, certamente. Ma l'atteggiamento del cristiano non è l'atteggiamento del pessimista, non è l'atteggiamento della rassegnazione. L'atteggiamento del cristiano è la speranza. E come il Concilio se lo dice, il Signore è risorto. Dunque dire che un documento conciliare è ottimista e perciò dobbiamo abbassare il valore, a me non sembra che questo sia giusto, no? Essendo critici, perché dobbiamo dare il nostro sguardo critico a tutti, possiamo vedere che forse oggi certe cose noi le avremmo detto in un altro modo, questo è vero, ma questa è la testimonianza di un momento e soprattutto è la testimonianza dei padri conciliari riuniti nel Concilio Ecumenico, riuniti in questa grande assemblea, che hanno voluto dare una parola di speranza. E qui mi sembra che noi dobbiamo insistere su questo punto. I cristiani siamo persone, uomini e donne, di speranza. E questo mi sembra che sia un messaggio del Concilio che noi dobbiamo sempre riproporre e tornare sempre a questo messaggio fondamentale. Certo che questo forse è un punto o un altro, noi possiamo dire, beh, in questo momento noi lo diremo in un altro modo, ma il Concilio stesso lo dice, una parte di questo dipende dalla situazione storica, è naturale. Anche noi abbiamo fatto cose che forse oggi, 10 anni dopo, non faremo. Perché? Perché non ha fatto in quella storia. E che se ne dobbiamo fare un atto di... Bene, dobbiamo pentirci dei nostri peccati, certamente, ma non per aver fatto certe cose in un contesto che adesso è mutato. Di questo non dobbiamo pentirci. Perché? Perché questa è la vita umana. E questa è la vita umana, no? Dunque, in questo senso c'è, credo io, il messaggio della speranza e penso che il Papa Francesco vuole ricostruire, ricostituire, ridarci a tutti noi e che noi diamo soprattutto agli altri questa speranza. Mi sembra che questo è qualcosa di molto fondamentale. E grazie per la sua domanda che era molto giusta e molto pertinente. Bene, molto bene. È stato detto che il mistero dell'uomo può essere compreso solo alla luce del mistero di Dio e che l'umanità dell'uomo è valorizzata nel rapporto con Dio. Eppure questo è molto difficile per l'uomo di oggi comprenderlo, perché con questo suo desiderio di libertà, tra virgolette, forse malinteso, non sopporta dei limiti, un confronto con chi lo ha creato. Come fare? Un grande teologo del XX secolo, che si chiamò il padre Henri de Lubac, scrisse, già è morto, no? Parecchi decenni fa, un libro che si chiama Il dramma dell'umanesimo ateo. Cosa mostrò questo grande teologo francese in questo libro? Che nel secolo XIX la grande parola fu: bisogna esaltare l'uomo, bisogna dare all'uomo la libertà, bisogna eliminare Dio perché l'uomo cresca. Il risultato che noi abbiamo visto è che se Dio scompare, inevitabilmente scompare l'uomo. E noi l'abbiamo visto nei totalitarismi, in tutte queste cose, quando Dio se ne va e scompare dall'orizzonte, allora tutto è lecito, allora
siamo. Dunque noi cristiani abbiamo, credo, questa grande responsabilità di far vedere agli uomini che l'uomo cresce quando Dio è riconosciuto e che l'uomo non cresce, anzi viene distrutto quando Dio è misconosciuto. E credo che questo la storia ce lo mostra, la storia ce lo fa vedere. Dio e l'uomo non sono antagonisti. Dio e l'uomo non si fanno la guerra l'un l'altro, non sono antagonisti. Dio e l'uomo vanno insieme. E per noi cristiani questo si trova realizzato nella persona di Cristo. Cristo è il figlio dell'uomo, fattosi uomo per salvare gli uomini, per darci la salvezza, per unirci a Dio e darci così la pienezza. Evidentemente ci vuole sempre il salto della fede per riconoscere Gesù, e tutti abbiamo detto, abbiamo imparato da piccolini che la fede è sempre un dono di Dio, non è una cosa che noi abbiamo per i nostri sforzi, c'è la grazia. Ma Dio ci vuole dare a tutti questa grazia e noi dobbiamo fare il possibile per annunciarlo in modo tale che veramente in Gesù. Il Concilio Vaticano II, proprio nei brani antecedenti a quello che io ho trattato più da vicino, parla dell'ateismo. E là parla dei diversi aspetti, dei diversi tipi d'ateismo: l'ateismo sistematico, l'ateismo pratico, l'ateismo teorico, l'agnosticismo. E quando arriva alla fine una riflessione, dice: bene, e questo è valido ancora per noi, per tutti noi, riflettiamo anche noi, diamo noi la vera immagine di Dio? Noi cristiani veramente diamo la testimonianza della vera immagine di Dio? Non c'è forse un po' di colpa anche nostra nell'ateismo, perché non siamo stati capaci di rendere questa vera immagine di Dio che ci ha insegnato Gesù, questo Dio che ci mostra l'amore, che ci mostra la fraternità, che ci mostra la capacità umana di sviluppo, ma che anche ci mostra che dobbiamo essere attenti alle persone che sono accanto a noi, nell'amore, nella giustizia per tutti, tutte queste cose? Non abbiamo forse dimenticato questi valori noi, non abbiamo dato questa testimonianza e dunque l'idea di Dio si è oscurata? Dunque credo che noi dobbiamo cercare, no, di tornare, di ciascuno di noi, nell'esperienza di Dio in Cristo, e tanti cristiani danno questa testimonianza di Dio amore, e che dunque Dio e l'uomo non sono antagonisti, ma sono i grandi alleati, se posso dire così, no? Se posso dire così. Credo che questo è per tutti noi una sfida, ciò che lei dice è veramente certo, ed è così. Le difficoltà evidentemente non le risolveremo noi in questa sala questa sera, è chiaro, siamo tutti consapevoli che sono più complicate, ma se ciascuno di noi si prende sul serio questo problema e contribuisce con il piccolo granello, no, ha veramente una testimonianza di Dio, come Gesù ci ha insegnato. E perciò, cristiani, noi diciamo Dio Padre, e chi ce l'ha rivelato è Gesù, e noi non dobbiamo mai dimenticare questo. Lei ha accennato a quanto la Gaudium et Spes affronta nella seconda parte. Sì. La domanda che gli voglio fare io è semplice, perché la parte dottrinale mi sembra che è stata trattata abbastanza. Secondo lei, in questo momento storico e tutte le traversie che ci sono nel mondo, perché siamo alle soglie di una terza guerra mondiale, quali sono le implicazioni in questo momento che possono nascere dalla Gaudium et Spes adesso? Beh, grazie. Io credo che se noi leggiamo, soltanto veda un po', ciò che sono, allora, questi capitoli fondamentali, il senso cristologico che io ho detto già, ma poi viene un altro punto fondamentale che naturalmente non potevamo sviluppare, ma che è importante: la comunità degli uomini. Dunque veda che Gaudium et Spes mette insieme questi due aspetti cristologici: Cristo, diciamo, la dimensione verticale, e non possiamo mai separare questa dimensione verticale dalla dimensione orizzontale, la comunità degli uomini. Allora prendiamo sul serio questo, la comunità degli uomini che Cristo ci insegna, no? E per esempio noi vediamo i titoli dei paragrafi: occorre superare l'etica individualista,
sfida più attuale, responsabilità e partecipazione. È il verbo incarnato e la solidarietà umana, il senso dell'attività umana, le norme dell'attività umana. E poi, la seconda parte, matrimonio e famiglia nel mondo di oggi. Certo c'è stato un magistero posteriore, ma vedete che tutto questo magistero trova le radici sempre normalmente nel Concilio. Dunque sono tutti i punti che il Concilio ha trattato, la cultura, il matrimonio, l'amore coniugale, la vita. E siamo con questi problemi, adesso ci sarà il sinodo, la seconda parte del sinodo della famiglia, no? Ecco qui sono le radici. La promozione della cultura, nuovo stile di vita, principi riguardanti la promozione della cultura. Ma siamo nei problemi che noi abbiamo, sono problemi vitali. Certo, come dico, certe cose noi possiamo pensare dopo 50 anni, forse noi scriveremo questo paragrafo in un modo diverso, ma gli spunti, ecco, sono i problemi con i quali noi siamo confrontati, sono i problemi fondamentali. Dunque mi sembra che un percorso della Gaudium et Spes, tutti questi punti, cerchiamo di ripensarli anche noi con coraggio, alla luce di questi principi, come hanno avuto i padri conciliari il coraggio di ripensare 50 anni fa. Questo è una spinta, è un invito molto grande a continuare, a andare avanti. Non dimentichiamo tutti questi elementi che stanno qui, sono attualissimi. Buonasera, sono padre Giuseppe Zanghi, parroco di Melici, impegnato nel servizio nella scuola, nel liceo classico a Barcellona, liceo scientifico, e anche a servizio di alcuni movimenti ecclesiali, come assistente, come padre spirituale. Devo dire che questa sera è una serata bellissima, perché abbiamo ancora una volta potuto riscoprire la bellezza del Magistero della Chiesa nella Gaudium et Spes, che rilancia la speranza cristiana nel mondo a tutti gli effetti, come ci è stato fatto notare anche con questo richiamo dei titoli, che sono molto pertinenti, secondo il mio parere, alla situazione attuale. L'intervento precedente probabilmente ha attirato l'attenzione, almeno così è stato per me, su un piccolo problema, che poi è un grande problema, che mentre la Chiesa, nell'espressione conciliare, ma comunque sempre nel suo magistero, fino a Papa Francesco, insiste nel rilanciare questa speranza in un mondo che, come si diceva, il dramma dell'umanesimo ateo è proprio la perdita della speranza, nonostante si voglia fare del bene, poi alla fine non si è in grado. Ecco, il problema che si pone è questo, secondo il mio parere, che nell'ambiente laico, io giornalmente parlando con un professore oppure con i ragazzi della scuola, attirando l'attenzione su questi temi quando capita, specialmente nell'ultimo anno, mentre un certo ambiente laico va scoprendo, un certo ambiente anche ateo, va scoprendo con interesse queste cose, quando noi lo diciamo con la convinzione, con la bellezza del linguaggio della fede, del linguaggio teologico e così via, all'interno della Chiesa invece ci sono sempre delle forme un po' di resistenza. Per esempio, quando il Magistero da sempre ha detto che si è cominciato col dire Cristo sì, Chiesa no, poi si è continuato a dire Dio sì, Cristo no, è evidente, era una logica di conseguenza, poi si è cominciato a dire Dio sì, uomo no. Lo capiscono tutti, diciamo, ma questo è successo, perché non viene fatto capire ai ragazzi nella scuola, studiando le varie storie di filosofia, di letteratura e quant'altro, che questo è avvenuto. Appena lo si fa capire con questa chiarezza che il Magistero, fino a Papa Francesco, spiega continuamente, un certo ambiente laico o ateistico, così una certa modernità malintesa, comincia a capire, dice, ma allora qui le cose come vanno? Invece all'interno nostro spunta sempre qualche professorino cattolico o qualche altro, ma questi discorsi però, io vedo che sono discorsi che possono essere cambiati nel linguaggio, secondo le situazioni, eccetera. Però contenutisticamente noi facciamo percepire che veramente la fede, il figlio di Dio, il verbo incarnato, l'uomo perfetto, l'uomo vero, eccetera, danno senso all'uomo, possiamo fare un buon servizio all'uomo di oggi, anche l'uomo cosiddetto ateo, e forse anche all'uomo credente che siamo noi.
Grazie, non so se si deve precisare. Grazie padre per il suo intervento, ciò che lei dice è la verità, lei ha ragione, dunque cerchiamo di fare tutto il possibile per rendere questa testimonianza. No? Il Papa Francesco usa un'espressione che è una comparazione, evidentemente una metafora, che la Chiesa deve uscire, no? Uscire vuol dire andare incontro a coloro che non condividono, no? Che veramente ciò che dice il Signore, andate a tutto il mondo e predicate il Vangelo, sono in parole diverse, l'idea è la stessa, no? È chiaro, no? Che non possiamo rinchiuderci noi stessi, ma che dobbiamo uscire proprio, certo, perché il mondo ci aspetta e perché il mondo ha bisogno della parola di Cristo, no? San Giovanni Paolo II diceva tutti hanno diritto a ascoltare il messaggio di Cristo. Tutti gli uomini chiamati in Cristo, come abbiamo detto, no? Che Cristo è Salvatore di tutti, tutti gli uomini hanno il diritto di ascoltare la parola di Cristo. E noi non possiamo privarli di questo diritto, non abbiamo il diritto di privarli di questo diritto, no? Tutti hanno il diritto di ascoltare il messaggio di Cristo. È una parola forte, no? ma che è molto giusta, no? Tutti gli esseri umani, se Cristo è veramente venuto per salvare tutti, tutti hanno diritto di ascoltare questo messaggio di Dio, di pace, di fraternità e di unità e di amore e di vita eterna. Questo è... Buonasera. Le ultime parole che ha detto lei mi permettono di agganciare un esempio prima di fare la domanda. Tutti hanno diritto di ascoltare la parola, il Vangelo. Ebbene, circa un mese fa il Vangelo della Domenica parlava proprio della povertà, dell'altruismo, dei nostri fratelli, di aiutare i poveri, ovvero poveri o chi ne ha o chi ha bisogno. E siccome oggi come oggi viviamo in un momento molto difficile, economicamente parlando, e dopo aver letto il Vangelo, in parrocchia circolava, serpeggiava già la voce, col dito puntato verso il parroco, che aveva speso 30 euro per comprare la bombola del gas a una famiglia che non aveva 30 euro per cucinare un piatto di pasta. Ma senza manco chiedersi se i 30 euro li aveva presi dalla cassa della chiesa o dalla tasca proprio come spesso fa il mio parroco. Allora, dico cristiani, e mi fermo lì, non voglio giudicare cristiani. La mia domanda è, partendo da questo, cristiani, puntini, 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 come vogliamo porci a questo assalto degli immigrati africani? Evidentemente la domanda ha molte implicazioni. Queste persone devono essere trattate come ciò che sono, esseri umani. Ero peregrino e mi avete accolto, no? E questo si trova nel Vangelo. Evidentemente questo fenomeno che si è prodotto con questo pericolo per la vita di tante persone, gli stati devono mettersi d'accordo perché queste cose possano farsi in un modo che sia per bene di queste persone e non per portarle a che muoiano qui vicino in queste barche, no? Nel mare. Dunque, questo, come lei vede, è un problema enorme. I principi sono chiari. Come si deve agire? A cui si deve agire con il cuore e con la testa. Con il cuore e con la testa. E bisogna che si faccia lo sforzo di tutti, e questo sforzo si fa, senz'altro, no? Ma non possiamo risolvere noi questo problema qui, ma questo dobbiamo insistere magari ai nostri governanti, eccetera, perché trovino una soluzione a questo problema, aiutandoli nel paese di origine, che quando vengono in condizioni umane e non in queste condizioni inumane. Questo veramente, si troviamo di fronte a un problema enorme, come lei vede, di moltissime implicazioni.
che queste persone devono essere trattate come quello che sono, dunque esseri umani, e dunque che meritano tutto il rispetto, questo mi sembra che nessuno lo discuterà. Allora, perché questo veramente possa realizzarsi, non bastano le buone intenzioni, c'è bisogno di un'azione di parte di chi lo può fare, anche con competenza, non è vero? Non soltanto con la buona volontà, ma anche con la competenza delle persone che sanno di queste cose, perché ce ne sono. E dunque, in modo che questo si organizzi in un modo tale che vengano queste persone, che possano essere accolte, perché che senso ha che vengano se poi questa accoglienza per qualsiasi ragione non va bene? E allora, tutte queste cose vanno pensate e vanno studiate realisticamente. I principi sono chiari. E noi cristiani dobbiamo impegnarci per questo, e il Papa lo ha fatto andando a Lampedusa, no? La prima visita che ha fatto, la prima volta che è venuto qui vicino, no? A Lampedusa, quando ha lasciato, la prima, mi sembra che era stata la prima volta che è andato fuori Roma il Papa Francesco, e questo è molto significativo, no? È molto significativo. La soluzione io certamente non la ho, e nessuno di quelli che siamo qua non l'abbiamo, ma è una questione che deve impegnarci tutti, certamente, ciascuno secondo la propria responsabilità, evidentemente. Mi pare che possiamo concludere qui. Ringraziamo ancora una volta Sua Eccellenza per la profonda riflessione che ci ha donato, e ringrazio anche tutti voi per la vostra presenza. Domani ci incontreremo per Fotogrammi di Umanità. Sarà il professor Cicero ad intrattenerci. Una buona serata a tutti. Grazie tante.